3-0 per zittire la crisi, per zittire le Cassandre, per zittire la sfortuna. Il Lecce passa come un panzer sui resti del Siena e va a meno 1 dal quartultimo posto. Vince e convince dopo 5 sconfitte consecutive con 0 gol segnati, lascia l'ultimo posto, inaugura Stovini capitano, vede Vucinic e Cozzolino segnare la loro prima rete di stagione. Quante valenze ha questa vittoria da crocevia? Il 4-3-3 zemaniano funziona ancora, Baldini ha avuto il merito di accorgersene dopo l'ottimo primo tempo di Parma, quello dei tre pali, e lo riconferma contro un Siena che manca di 6 titolari. La gara è un monologo sin dall'avvio. Vucinic non riesce a superare Mirante al secondo minuto. Valdés, schierato a sorpresa al quarto, potrebbe tirare, ma preferisce servire Conan che è rimpallato. Al nono, su assist di Conan, Vucinic tenta di tacco un gol alla Bettega, fuori di poco. Il Lecce è davvero scatenato, ma per passare ha bisogno di un errore dello spaurito Mirante, che su cross di Cassetti va a caccia di farfalle e Vucinic ringrazia. È il 16esimo. Il Siena non c'è, non reagisce, Chiesa non si vede. Il Lecce è padrone del campo. Al 27esimo Valdés su punizione impegna Mirante, poi Pinardi prova il gol su corner con Mirante che si salva in angolo. Il primo e unico tiro del Siena al 35esimo su punizione alta di D'Aversa. Ripresa, riuscirà il Lecce a reggere e a smentire il tabù dei secondi tempi da film dell'orrore? Sì, stavolta ce la fa e dopo un quasi liscio di Bogdani al quinto, Valdés confeziona per Conan una palla al platino che l'ivoriano realizza. 2-0. De Canio rimescola le carte, dentro Alberto e Marazzina, ma è tardi. Il Lecce sembra Maramaldo e Pinardi al 22esimo chiama Mirante alla deviazione. Entra Cozzolino per Conan, mentre il Siena si avvicina al gol al 29esimo, tiro di Chiesa, Sicignano tocca in angolo e sulla battuta Nanni coglie la traversa. Valdés, oggi tra i migliori, esce per infortunio, ma il Lecce non è sazio, Vucinic scatta bene, ma conclude sul fondo. Cozzolino sprinta come Alonso e tira con forza, Mirante c'è. Ma Cozzolino vuole festeggiare la prima maglia azzurra della nazionale Under 21 con il primo gol in Serie A e lo fa al 45esimo in modo sontuoso da attaccante di razza e di classe. 3-0 e tutti a casa, finalmente contenti. I Semeraro tornati allo stadio oggi ritrovano il sorriso. Domani tutta la squadra sarà in visita al Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo, una visita già programmata prima di Milan-Lecce di sabato prossimo. In sala stampa Baldini è sereno, De Canio non trova scusanti, mentre incredibilmente Antonio Conte, suo secondo in panchina, super sponsorizzato dalla Juventus, è pronto a subentrargli al prossimo passo falso.